Molte volte per noi esseri umani è molto difficile capire che cosa sia la realtà e che cosa non lo è. Per esempio, questo non è reale. Molte volte per noi esseri umani è molto difficile capire che cos'è reale e che cosa non lo è. Ma la differenza tra noi e uno specchio è che lo specchio non può sbagliare, perché a differenza nostra, lui non pensa. Oggi sono qui nel bagno di casa mia per proporvi un effetto veramente veramente bello di Gabi Pareras che ha a che vedere con i riflessi. Ma non sarò io a farlo, sarà una nostra grandissima conoscenza che forse, tecnicamente, meglio di lui, non ho mai conosciuto nessuno. Ed eccoci qua, infatti, assieme a Pico, che ci parlerà di specchi. Tu, Pico, ti guardi allo specchio sempre per il ciuffo? Quello sempre. No? Ok, anche ovvio. Io mi guardo ovviamente allo specchio. Mi sono sempre chiesto, esiste un gioco di magia che ha a che vedere con gli specchi? Esatto. E tu mi hai risposto a questa domanda. Sì, ho trovato un gioco davvero molto bello che rispecchia questo fattore degli specchi che ti voglio far vedere ora. Vai. Voglio farti vedere un gioco con i quattro assi, che mi serviranno per tutta la durata del gioco. Perfetto. Che rappresentano le carte che riescono a riflettere ogni carta, ok? In particolar modo un asso, ovvero quello di quadri, perché è l'unico che, se ci fai caso, che ha anche la forma un po' di uno specchio. Certo, è vero. No? Guarda, è l'unico che rimane di faccia. Però voglio farti un esempio, perché magari così non riesci bene a capire quello che intendo. Guarda, vado a tagliare il mazzo e a selezionare una carta a caso, come per esempio il 10 di cuori. Ok. E l'asso di quadri è l'unico che rimane di faccia, perché riesco a riflettere prima le altre carte sopra lo specchio e poi sopra il 10. E ora tu sarai in grado di vedere il riflesso del 10. Bellissimo. Ma non solo su una, mi basta schioccare così le dita sopra lo specchio che riesci a vedere tutti e quattro i riflessi. Però questa era la prima volta. Voglio rifarlo con altre tre carte. Un'altra carta, come per esempio la donna, questa volta. Va bene. E come ti ho detto prima, bisogna prima passare sopra lo specchio e poi sopra la donna. Assurdo. E ora riesci a vedere il riflesso della carta. Non solo di una, ma di tutte quattro le carte. Bellissimo. Ok? Lo rifaccio. Abbiamo sempre tre carte. Questa volta con il due di cuori. Va bene. Però voglio provare una cosa più particolare. Guarda, lo lascio qua. Sì. E lo rifletto. Ah no, prima bisogna passare qua. E sì, poi lo rifletto. Ah no, vedi, riesco anche a riflettere il dorso delle carte. Quindi per te ora saranno visibili quattro carte con il dorso. Assurda sta cosa. Però voglio farlo in modo corretto, guarda. Okay. Questa volta con il due di cuori di faccia. Sì. Passo prima sopra l'asso e poi sopra il due. Genial. E ora bellissimo. Vedi anche il due è riflesso di tutte le altre carte. Bellissimo. Ma una cosa che ho scoperto, molto particolare, è che se lascio lo specchio rivolto di dorso, ora qui non ci saranno più le rappresentazioni che ti ho fatto vedere finora. Ma lasciandolo di dorso rimangono solamente le ombre delle carte che hai visto prima. Bellissimo! Bellissimo! Spero che ti sia piaciuto. Ti è piaciuto tantissimo. Grazie molto, di molto cuore, bello. Pico, per, per il tuo contributo. Video finito, spero che vi sia piaciuto. Io e l'uomo nello specchio vi salutiamo. Ciao! Salutate!